la ripopolazione delle api nel mondo. Le api sono esseri così piccoli ma allo stesso tempo molto importanti per l'uomo, perché grazie all'impollinazione delle api aiutano a crescere i fiori, i raccolti e fino a un terzo del nostro cibo. Per questo ci sono associazioni che aiutano la ripopolazione delle api nel mondo. Le colonie di api si stanno ripopolando nel mondo, in particolare in Asia, dove è triplicata la ripopolazione negli ultimi 50 anni. In Sud America il loro numero è quasi raddoppiato e in Africa è aumentato del 156% nello stesso lasso di tempo. Il borgo, dove i libri si prendono insieme al pane. A Cesara, in Piemonte, sei ragazze che vivono ad Egro propongono un'iniziativa culturale che unisce il cibo e la letteratura. Come si sa, purtroppo, i borghi si stanno lentamente spopolando e anche ad Egro, lo spazio comunale che una volta ospitava le scuole elementari, ha dovuto chiudere. È diventato un ambulatorio medico, ma anche quello ha dovuto cedere il posto spostandoci in città più grandi e ricche di popolazione. Così ci hanno pensato sia amiche che vivono in paese a dare il via ad un'iniziativa per far rivivere i locali comuni e allo stesso tempo creare un luogo dove ci si potesse scambiare cultura e dove i libri fossero alla portata di tutti. L'iniziativa della biblioteca, insieme al fornaio, è partita nella prima metà di settembre e dà a tutti gli abitanti la possibilità di ritirare gratuitamente i libri da leggere mentre si va a comprare il pane. Oggi, caro figlio, la prossima settimana un grande classico e quella dopo ancora chissà. I libri si possono prendere gratuitamente e riportare e scambiare con altri volumi quando si termina di leggerli, mentre si crea anche uno spazio per fare più di un semplice ritiro. Infatti è stato anche pensato uno spazio di condivisione in cui ci si può fermare a leggere, ci si può incontrare, parlare e stare insieme e in cui i bambini possono giocare. Durante l'inaugurazione della biblioteca le creatrici dell'idea hanno raccontato: vogliamo nutrire l'anima con la cultura e con la lettura, cibo per il corpo e cibo per la mente negli stessi spazi. Venezuela. In un villaggio di pescatori il mare porta oro e gioielli. Si tratta per la gran parte di anelli d'oro e anche d'argento e perfino petite. Sulla riva di una spiaggia di un povero paese del Venezuela, dei pescatori hanno trovato degli oggetti d'oro e d'argento, di cui non si sa da quale paese provengono. Il paese era in ginocchio per una crisi economica da molto tempo, fino a quando Yolmas Lares ha trovato un medaglione d'oro con l'immagine della Madonna. Al ritrovamento di Lares ne sono seguiti molti altri. Nella spiaggia si è scatenata una vera e propria caccia al tesoro, con decine di persone intente a scavare e cacciare nella sabbia. Alcuni hanno cercato notte e giorno, dormendo nelle barche di pescatori in spiaggia ormai da tempo inattive. Adesso in questo paese abitano più di 2.000 persone. Benvenuti a UTG. Notizie. Bella. Questa. La scoperta del secolo. In Colombia, in una parte molto profonda della foresta amazzonica, è stata scoperta qualcosa di straordinario. Nelle più grandi collezioni al mondo di arte rupestre e preistorica, uno spettacolare ritrovamento che per l'incredibile numero di affreschi ritrovati tutti insieme è stato denominato la Cappella Sistina preistorica. Queste opere di arte rupestre, infatti, sono decine di migliaia in una superficie di 12 km di pareti rocciose, ricoperte di dipinti di animali, piante, umani e simboli creati fino a 12.500 anni fa. Il sito archeologico si trova a Serrania della Lindosa. Le immagini includono persone coinvolte in scene di vita, che ballano o si tengono per mano, moltissimi animali, tra cui pesci, tartarughe, lucertole, uccelli, inoltre elementi naturali, linee e forme geometriche. È estremamente interessante vedere come nelle incisioni e nei disegni si ritrovino immagini di animali estinti come gli elefanti mastodonti, belipi giganti e altre specie che allontanavano la Terra più di 10.000 anni fa e che attraverso questi disegni sono rimaste per sempre invece sulla roccia, raccontando e facendo di scoprire civiltà mai perdute e lontane. Il sito è stato scoperto da un team di ricercatori britannici e colombiani guidato da José Iriante, il professore di archeologia all'Università di uno dei maggiori esperti di storia dell'animazione precolombiana e finanziato dall'European Research Fund.
strategia antispreco e recupero della frutta e della verdura brutta. A Milano è partita un'iniziativa molto particolare, il recupero della frutta e della verdura di scarto. Camilla Archi e Luca Bolognese hanno creato la startup contro lo spreco del comparto agroalimentare. Provengono entrambi da esperienze lavorative completamente diverse. Luca lavorava in una multinazionale e Camilla nel mondo dell'editoria e delle pubblicità. Hanno avuto questa idea leggendo un reportage su National Geographic che illustrava come la maggior parte dello spreco alimentare derivi unicamente da un fattore estetico del cibo, frutta e verdura buona ma non esteticamente perfetta.